Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, direi che il tecnico che meglio incarna lo spirito del Toro per la sua grinta, per la sua determinazione, anche per le sue capacità professionali, un vero e proprio simbolo della storia del Torino. Buon pomeriggio ad Emiliano Mondonico. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, Palermo-Torino, sfida particolarmente affascinante che si disputerà domenica al Barbera alle ore 15. Le due squadre vivono un momento un po' diverso. Il Palermo, sotto la guida di Giampiero Gasperini, sembra aver ritrovato fiducia, identità tattica, anche una certa personalità. Il Torino va un po' a corrente alternata. Questa sconfitta interna contro il Cagliari ha un po' smorzato l'entusiasmo. Ah, soprattutto il Palermo con Vicani, Morganella e Garcia, che ho avuto per 5-6 partite l'anno scorso a Novara, mi fa molto piacere vederlo. Un consiglio che posso dare a Garcia di provarlo terzo nel centrale, terzo a sinistra, che l'anno scorso ha fatto delle grandissime gare. Però io sto seguendo con molta simpatia. Per quanto riguarda il Toro, viene da questa sconfitta in casa, ma non dimentichiamoci mai che viene da questo 1-5 a Bergamo, e a Bergamo non è facile fare 5 gol. Insomma, è un momento sicuramente particolare, però diciamo è una squadra che si fa valere, che soprattutto in trasferta può sfruttare la grande qualità dei suoi esterni, dei suoi due attaccanti centrali. Magari lascia qualcosa in difesa, però quando riparte diventa temibile. Penso che sia una gara molto bella da vedere, perché sono due squadre che non possono assolutamente perdere. Sì, assolutamente. Tra l'altro la mentalità abbastanza audace e propositiva dei due tecnici lascia immaginare un match certamente godibile anche dal punto di vista dello spettacolo. Mister, lei ha parlato di tre calciatori che ha allenato e conosce molto bene, ovvero Vicani, Morganella e Garcia. Tra l'altro lei ha il merito di aver dato fiducia proprio a Santiago Garcia, che non giocava fino al suo avvento, poi ha trovato spazio. Gasperini li schiera alti, esterni alti di centrocampo, Morganella a destra, Garcia a sinistra. Le chiedo quanti margini di miglioramento hanno questi due ragazzi e sotto quali aspetti devono ancora crescere, maturare? Morganella nelle finalizzazioni, anche nell'ultimo cross, sicuramente è un giocatore di grande generosità, un giocatore che ti fa quella fascia tantissime volte, però ma dopo quando arriva al dunque non è perfetto nell'ultimo passaggio, nell'ultimo cross o anche nell'ultimo tiro in porta, ma visto che queste caratteristiche le ha, ecco dove secondo me lui può ulteriormente migliorare. Garcia ve l'ho detto, io lo vedevo soprattutto nei tre difensivi, e vi dirò che ha fatto delle gare strepitose proprio con la sua forza, la sua eroenza. Quello che mi ha impressionato in lui è che in una squadra dove la difesa aveva sempre subito gol, l'unico giocatore che mi ha detto io non ho paura di nessuno è stato Garcia. Diciamo che ha trovato il posto da titolare in due giorni per questa frase che mi ha detto a quattro occhi, proprio quando gli ho chiesto come si sentiva, come andava, per valutare un po' le sensazioni del gruppo. Mentre altri erano abbastanza titubanti, qualcuno addirittura timoroso, cavoli, questo mi dice, mi guarda dritto negli occhi e mi dice: mister, io non ho paura di nessuno. Mister, e allora prego, prego. Sei titolare e ha fatto il titolare. Esterno, visto che spinge, visto che così bene o male si presenta anche nell'area avversaria, e perciò penso che magari non ha le qualità, le caratteristiche di Morganella, però tatticamente chiaramente la fascia sinistra la può fare.
Allora, mister, lei ha toccato un tasto molto significativo, perché nelle sue prime gare qui a Palermo, dovendo anche sostituire un totem del ruolo come Federico Balzaretti, spesso Santiago Garcia era soggetto a qualche fischio, a qualche mugugno, a qualche critica da parte del pubblico. Lui però non si è mai scomposto, ha denotato grande personalità, è andato dritto per la sua strada e adesso sta trovando una certa continuità di rendimento. Ecco, forse nella cura dei fondamentali, ovvero i controlli di palla, gli appoggi, è lì che deve crescere un pochino, no? Sì, lui la sua generosità lo porta a partire, lo porta a andare, anche tempi di inserimento. Però diciamo che come qualità ha qualcosa in meno di, certo, di Morganella. Certo. E perciò lui fa proprio della generosità una sua prerogativa, al suo modo di fare l'esterno di fascia, sicuramente positivo. Il piede sinistro non è male, anche se non è ottimo. Certo. E perciò diciamo un giocatore che può giocare in tanti ruoli, e questo è positivo. Come ve l'ho detto per due volte, io lo usavo in maniera diversa e le dirò che è uno dei ricordi più interessanti che ho della mia avventura a Novara. La gara di San Siro con l'Inter. Proprio, sì, io ricordo che fece una gara strepitosa a San Siro con l'Inter, che mi corregga se sbaglio. Bravissimo. Ecco, quando riusciste a vincere per 1-0 e Garcia da centrale difensivo, proprio a terzo di sinistra, fece una prova maiuscola. Anche Uicani, e adesso spostiamo l'attenzione su di lui, si disimpegnò bene nel corso di quella gara. Anche Uicani nelle prime partite con la maglia rosanero non ha convinto tutti, mister. C'è chi lo ha definito insicuro, magari poco reattivo. Ecco, lei che lo conosce a menadito, che tipo di giudizio ne dà? In porta è il più bravo di tutti. Nelle uscite è chiaro che non è eccellente, è buono, ma non è eccellente. Diciamo che l'uscita non è un po' il gesto tecnico che lui preferisce, ma nella copertura della porta è veramente incredibile, è veramente eccezionale. In quella gara a San Siro salvò il risultato 4-5 volte proprio con giocatori che gli tiravano da 3 o 4 metri. È chiaro che anche l'uscita è un gesto tecnico-tattico importantissimo. È chiaro che lì è dove deve migliorare. E d'altronde gli allenatori sono fatti e sono chiamati per far migliorare i propri giocatori. Per quanto riguarda Morganello, la fase finale. Certo. Per quanto riguarda Garcia, diciamo in piede un po' sofisticato. Per quanto riguarda Uicani, magari un po' meglio sulle uscite. Da lavorarci, ragazzi, non disdegnano il lavoro, anzi, sono almeno non andrebbero via mai, perciò penso che si possa ancora migliorare di molto la loro partecipazione alla gara. Allora, una fotografia.